Salve a tutti ragazzi ed eccoci a questa nuova puntata del Diario del Bonsaista. Allora, come avete ben visto, ci siamo un po' fermati con i video, questo è vero. Però, per chi mi segue su WhatsApp, su Facebook, lo vede che comunque sono tutt'altro che fermo e sono tutt'altro che in stasi, per quanto mi riguarda. Il mese purtroppo, il mese d'agosto è un mese abbastanza morto per quanto riguarda il bonsai. È un mese in cui non si concima. Non si poda più perché ormai generalmente si può fare la potatura, però quella estiva magari l'avete già fatta tra giugno e luglio, non si può volgere, anzi stiamo quasi in procinto di iniziare questo nuovo programma e non si rinvasa perché comunque non è assolutamente il momento giusto. È un periodo in cui dobbiamo osservare le nostre piante, dobbiamo cominciare a immaginarle come potremmo andare ad applicare il filo, cosa che appunto vedremo tra poco, non adesso, tra poco, nelle prossime puntate, quando rinfresca un pochettino. È un periodo in cui dobbiamo appunto mettere un bel po' di pazienza, insomma, in qualsiasi nostra azione. È un momento in cui l'unica cosa da fare è mantenere in vita le nostre piante, perché comunque con il caldo, soprattutto un super caldo che ha fatto, comunque è una cosa molto difficile. Quindi in questo periodo in cui comunque mi sono fermato un pochetto dei video, ho iniziato a intraprendere un altro percorso, che è assolutamente omogeneo, diciamo, alla mia idea con cui è partito tutto questo progetto, tutto questo programma di questi video sui bonsai. Mi sono infatti buttato, come magari molti di voi hanno visto, sui vari gruppi Facebook. Perché comunque ho visto che purtroppo, insomma, non facendo chissà che pubblicità o chissà che situazione, insomma, questi video non sono seguiti da moltissime persone e quindi ho cercato di dare la mia esperienza, insomma, che ho acquisito nel corso, insomma, dei miei studi a chi appunto ne aveva bisogno e quale appunto mezzo adesso più rapido, più veloce e quant'altro non c'è, insomma, altro mezzo più migliore appunto di Facebook. E quindi mi sono buttato lì, insomma, vedrete sui gruppi di bonsai, in ogni post c'è un mio commento, c'è una mia idea di come appunto risolvere quella situazione, migliorarla, cosa fare e così via, sempre cercando di dare un mio parere su quel concetto, sempre appunto nel modo più tranquillo possibile, nel modo soprattutto meno arrogante possibile, cosa che purtroppo molto spesso si trova su questi gruppi. E questo concetto, questa cosa che ho fatto, mi ha fatto comunque venire in mente che questo mio progetto del Diario Bonsaista, che ho iniziato appunto con questi video, potesse appunto progredire in quel senso. Nel senso, è nato questi video con il senso comunque di cercare di raggiungere chiunque non avesse la possibilità di avere delle informazioni adeguate nel luogo dove vive. Come sapete, appunto, qui a Latina non c'è niente di che. Ho studiato, ho fatto dei corsi e quant'altro, ho cercato di riportare questa esperienza a voi. E immagino che ci sia qualcuno che vive nel paesino sperduto, chissà dove, che non riesce a raggiungere tutte quante le informazioni, magari non riesce ad andare da Crespi a fare l'università del bonsai, non riesce a comprarsi determinati libri e così via. Quale mezzo è più semplice, più veloce e più anche economico, perché comunque come sappiamo è un hobby comunque abbastanza esoso, di comunque guardare un video su Facebook. Ed è stato un po' il mio programma, la mia idea, cioè perché non aiutare tutti quanti quelli che come me hanno avuto delle difficoltà a iniziare a conoscere qualcosa di questo mondo. E per questo ho iniziato i video, per questo mi sono messo su Facebook a dare i consigli su appunto quello che ritenevo giusto, su quello che poteva essere la mia idea di come sviluppare una determinata pianta. E per questo penso che la conseguenza necessaria di questo mio agire sia appunto la nascita di un vero e proprio gruppo gestito, tra virgolette, da me su Facebook, un gruppo che comunque, come sapete, come molti di voi già magari sono iscritti, si chiama proprio Diario del Bonsaista, dove appunto porteremo sempre questo concetto di apertura a queste arti che purtroppo non c'è tanto in ambito bonsai, perché comunque le idee sono poche, molti comunque hanno studiato in Giappone, hanno fatto loro le informazioni e magari sono restii un pochino a darle così gratuitamente. Li capisco perfettamente, figuratevi. Però su questo punto di vista non è la mia idea. Come sapete, non mi sono mai fatto problemi a dirvi un nome di un prodotto, a dirvi un sito dove andare a vedere un prodotto, a consigliarvi un video da vedere, un sito da consultare, un rivenditore da andare, dove andare, appunto, di farvi gli occhi e magari comprare qualche pianta. Ed è questo quello che voglio fare su quel gruppo, continuare così. E magari poter accedere appunto a un bacino di persone maggiore che possono appunto usufruire di queste informazioni, che purtroppo non sono accessibili a tutti quanti. Abbiamo quindi creato, insieme a dei ragazzi che mi seguono praticamente da sempre,
per quanto riguarda i video, questo gruppo su Facebook, Diario del Bonsaista, dove appunto cerchiamo di dare il maggiore aiuto possibile a tutti quanti i bonsaisti che richiedono bisogno. Non è l'unico gruppo che ha questo intento, non è l'unico gruppo che ha questa missione, ma vi posso dire con certezza che mai e poi mai e poi mai verrà censurata nessuna informazione. Non verrà censurato un nome di un prodotto, non verrà censurato un altro che domani si inizia a fare video e verrà lì a farsi pubblicità. Assolutamente, ti voglio che vieni e fai video e ti pubblicizzi sul mio gruppo, perché non devo essere l'unico a darvi informazioni, devono essere tutti quanti a gestire questo mondo di informazioni che è il mondo dei bonsai. Perché una cosa che ho imparato da questi video, e ho conosciuto tantissime persone più esperte di me, meno esperte di me, ma ognuno aveva da darmi anche una piccola unghia, ma che mi aiutasse a sviluppare di più il mio modo di allevare bonsai. Chiunque mi ha dato qualcosa, veramente anche chi ha iniziato ieri mi ha dato una piccola informazione su cui io poi magari con la mia esperienza, che magari è un po' più ampia, sono riuscito a carpire qualcos'altro, mi ha dato quell'input per avere un'idea migliore, un'idea geniale, e questo lo voglio portare a tutti voi, ovviamente. Abbiamo quindi creato sia una pagina Facebook Diario del Bonsaista, dove magari pubblicizzerò i miei video, magari degli eventi, qualcosa che faremo, come trampolino di lancio appunto per il gruppo, che ovviamente già esiste e vi invito ad iscrivervi, dove appunto avremo questa condivisione di idee, condivisione di informazioni, condivisione di qualsiasi cosa vi possa stupidamente o genialmente venire in mente per quanto riguarda i bonsai. Niente escluso, niente tolto, tutti, vi voglio tutti quanti, dal chi ha iniziato oggi a chi lo fa da 50 anni, fa video da 50 anni e vuole dire la sua. Vi aspetto. Quindi ragazzi, vi invito, mi piace sulla pagina Facebook Diario del Bonsaista e iscrivetevi subito al gruppo Diario del Bonsaista. E ovviamente vi aspetto lì, i video continueranno ovviamente, ma lì mi troverete tutti quanti i giorni. Colgo l'occasione velocemente per ringraziare tutti quanti i ragazzi che ovviamente mi aiuteranno in questa impresa che immaginerete non sarà assolutamente semplice. Ragazzi, come al solito chiudo con amate la natura e ci vediamo presto.